e io non conosco nessuno, salvo in alcuni centri di igiene mentale, no? Che in questo momento si stia ponendo il problema del federalismo fiscale. Non so, non conosco nessuno, non ho mai sentito dire in un bar, in un autobus, in una metropolitana, cioè, certo che se avessimo sto bel federalismo fiscale, ma perché non gliene frega niente a nessuno? Immaginate poi uno che va in giro dicendo vorrei rafforzare i poteri del premier. A parte che lo prendono e lo portano via, perché abbiamo già un premier che ha tutti i poteri di questo mondo e gli mancano ius prime noctis e non sempre. Oppure qualcuno che va nel giro dicendo abbiamo poche leggi, Camera e Senato sono troppo lente, aboliamone una e così facciamo delle leggi più rapide. Notate che siamo un paese che ha un numero di leggi che è completamente fuori controllo, nel senso che ne abbiamo talmente tante che non sappiamo quante sono, abbiamo perso il conto. Si sa che in Francia ne hanno 10.000, in Inghilterra 12.000, paesi proprio così 20.000, noi non si sa quante ne abbiamo, si parla di centinaia di migliaia. Tremonti nel 94 ha fatto un libro, si chiamava Lo Stato Criminogeno, dove spiegava le ragioni di Tangentopoli, ed erano anche giuste, le aveva capite. Tra le cause diceva abbiamo una tale iperproduzione legislativa che alla fine, però non è vero, è una leggenda metropolitana, che in Italia le leggi siano più di 120.000, diceva Tremonti nel 94. Il mese scorso, non so se avete visto questa comica, c'era Calderoli con un lanciafiamme che bruciava un cumulo di carte, di scatoloni, dicendo che lì dentro c'erano 375.000 leggi inutili. Allora, dato che è ministro dello stesso governo di cui è ministro Tremonti, noi avremmo almeno il diritto di sapere quante sono queste leggi, perché se ne abbiamo 375.000 inutili, figuratevi con quelle utili a quale totale si arriva. Ora Tremonti dice che fra utili e inutili non si va sopra le 120.000. Calderoli ne ha bruciate 375.000 inutili. Gian Antonio Stella ha fatto un calcolo, perché poi il Parlamento da quando c'è in Italia, da quando c'è l'Italia unita, dal 1861, dal Parlamento subalpino di Torino, abbiamo anche delle leggi che risalgono all'Ottocento, quindi dobbiamo contare anche quelle. Per arrivare a 375.000 leggi inutili, senza contare quelle utili, il Parlamento in 150 anni, dal 1861 oggi, calcola Gian Antonio Stella, avrebbe dovuto lavorare ininterrottamente almeno 4 giorni alla settimana, anche durante le ferie e anche durante le guerre. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, Parlamento sempre riunito, 4 giorni alla settimana, lavorare 24 ore su 24 e riuscire ad approvare 7,8 leggi inutili ogni giorno, più quelle utili. Immaginate se è possibile che noi abbiamo bruciato 375.000 leggi inutili. Sa cosa si è bruciato quel giorno, cosa si era fumato prima, soprattutto. Del resto è ministro da meno di 2 anni. Ritenete possibile che un ministro, per quanto veloce nella lettura, riesca a leggere 375.000 leggi in meno di 700 giorni? E stabilire anche quali sono utili e quali sono inutili. Cioè dovrebbe avere dei sistemi di lettura rapida da extraterrestre. Cioè vede questo libro, immediatamente lo legge tutto, allora arriva a 375.000. Cioè noi siamo in mano a degli squilibrati, integrali, no? Che vanno in giro dicendo delle cose che uno normale si vergognerebbe a pensare e che però stanno mettendo le mani sulla nostra Costituzione, oltre che sulle leggi ordinarie,
e si sono convinti, ma tutti insieme, che il problema dell'Italia è che ci sono le camere troppo lente, quindi le leggi fanno fatica a passare perché devono andare prima alla Camera, poi al Senato, e se non vengono approvate uguali devono tornare indietro, quindi bisogna sveltire. Il problema è che il Premier ha troppo pochi poteri e il problema è che bisogna fare dell'Italia uno Stato federale. Questi sono i tre problemi, sono gli unici problemi di cui parlano in Parlamento quando nei momenti di pausa dai cazzi privati di Berlusconi. Quando non si occupano dei processi di Berlusconi o delle aziende di Berlusconi, dicono rafforzare i poteri del Premier, fine del bicameralismo perfetto, federalismo fiscale. Tutti, Io non conosco un leader di partito nazionale che non tiri fuori continuamente queste tre litanie, questo mantra, no? A furia di ripeterlo, tutti si sono convinti, no? Che bisogna farle, ecco. Poi uno va a vedere, no? E dice, ma perché bisognerebbe dare più poteri al Premier? Bisognerebbe togliergliene di poteri, visto che li ha tutti. Comanda dappertutto, fa il bello e il cattivo tempo, il Parlamento è diventato un'assemblea di yes men che alzano le braccia a comando e che vengono convocati solo quando serve a lui. Non vengono esaminati i disegni di legge di iniziativa parlamentare, vengono esaminati soltanto i provvedimenti di iniziativa governativa o i decreti. Sui provvedimenti di iniziativa governativa viene posta la fiducia, quindi non c'è nemmeno il dibattito. E vogliono aumentare i poteri del Premier. Dico, ma diamo i numeri, bisogna levargliene, bisogna ripristinare i poteri di controllo del Parlamento e di tutti gli altri che devono star lì a vedere che il governo non debordi dai suoi confini per instaurare qualcosa di diverso da una democrazia, cioè un regime. Questo bisognerebbe fare. Invece voi sentite PD Violante che dice rafforzare i poteri del Premier, sentite Berlusconi che presumibilmente dice rafforzare i miei poteri, conto così poco, no? Uno dice, ma di che stanno parlando questi qua? Parlano di federalismo fiscale, guardate che non è una roba avveniristica, non è una cosa che forse un giorno arriverà, ma tanto Bossi le tira le spara grosse. No, è già legge dello Stato il federalismo fiscale, è stato approvato l'anno scorso e adesso devono semplicemente fare i decreti attuativi per mandarlo in vigore, tant'è che Tremonti ha minacciato che già entro Natale ci saranno i primi decreti attuativi. Ognuno è libero di pensarla come vuole, naturalmente uno può essere federalista, un altro può... Io sono per il ritorno dei prefetti di Giolitti, per esempio, sono proprio all'antitesi del federalismo. E poi c'è questa volta. Ma mi domando, ma hanno fatto un conto costi-benefici per sapere se ci guadagniamo o ci perdiamo col federalismo fiscale? Cioè, se raccogliendo le tasse a livello regionale, anziché a livello centrale come facciamo adesso, noi ci risparmiamo dei soldi o ci sveniamo dei soldi? Cioè, pagheremo più tasse o meno tasse? Berlusconi ha detto meno, ma sono capaci tutti a dire meno. Ci vorrebbe due calcoletti, ecco, due numerettini, no? Possibilmente anche con l'addizione, la sottrazione, in modo che uno capisca da dove vengono, no? Del resto la Costituzione dice che una legge non può passare se non ha una copertura finanziaria. Se non sai quanto costa una legge, come fai a stabilire se c'è la copertura finanziaria oppure no? Napolitano ha firmato tutto, naturalmente, firma qualunque cosa, anche la lista della spesa, lo scontrino della merceria, qualunque cosa.